noi è Nini Mnuse, l'assessore alla cultura, che ci parlerà un attimo delle manifestazioni che si svolgeranno nel comune di Grottaglie in questo periodo natalizio. È stato impegnativo organizzare questo evento innanzitutto? Sul piano dell'impegno è stato un lavoro sicuramente facilitato da parte dell'adesione importante che c'è stato da parte delle associazioni, che sin dal mese di settembre, appena le abbiamo chiamate, appena ci siamo sentiti e ci siamo riuniti in quest'aula consigliare, non hanno fatto mancare il loro supporto. Diciamo, da questo punto di vista le associazioni hanno dimostrato veramente in concreto come ci tengano a far parte del cartellone natalizio del comune di Grottaglie, della città, come ci tengono a lasciare anche il loro segno in questo splendido mese di Natale che si affaccia nei prossimi giorni. Quindi, a cominciare da quelle storiche che collaborano con l'ente, mi riferisco alla Proloco, mi riferisco, diciamo, alle associazioni del Soro Optimist, piuttosto che diciamo l'UDEL e altre associazioni storiche, si sono affacciate anche nuove e importanti realtà, come ad esempio l'associazione Dedalo per quello che riguarda i giochi acrobatici, le arti circensi, ma anche l'associazione Eniname per quello che riguarda la musica e quindi gli spazi musicali. Da ultimo anche le scuole hanno dato il loro importante contributo, perché tutto il cartellone è inframmezzato da appuntamenti musicali che le scuole e anche altre associazioni hanno voluto inserire nel loro cartellone. Per cui da questo punto di vista sicuramente il lavoro è stato facilitato. Quindi dopo 3 anni di letargo finalmente si riapre alle attività natalizie, perché tutto il Covid, no, ha bloccato praticamente le iniziative, e Grottaglie si risveglia con queste manifestazioni natalizie che poi penso dalla popolazione sono state anche molto gradite, no? Cioè la popolazione soprattutto del centro storico ha accettato positivamente questo evento. Sì, è vero, diciamo questo è l'aspetto più importante. Finalmente dopo 3 anni avremo la possibilità di vivere un Natale normale, di ritrovata normalità, e in effetti proprio valorizzando anche queste cose belle, questo abbellimento dei vicoli del nostro centro storico, che comunque era stato già fatto negli anni della pandemia, adesso finalmente può riprendere il suo pieno calore, anche perché, non lo nascondiamo, puntiamo a far conoscere la nostra città sempre di più, anche in termini di turismo di prossimità, e perché no, anche andando a diventare attrattivi per i turisti del Basso Salento o a quelli del nord Varese. Vogliamo assolutamente che Grottaglie sia una città apprezzata anche all'esterno.